Buonasera, siamo arrivati. Scusate, siamo arrivati all'ultima serata dell'Elefantiera del 2018, del 2017. Stasera presento io al posto di Simone, perché Simone è al lavoro. Chiuderà comunque sia la serata. E l'Elefantiera dopo stasera ripartirà a marzo con nuove conferenze. Intanto, questa sera abbiamo il filosofo Riccardo Tabarrani. Filosofo sei. Riccardo, ci parlerai del neoparmenidismo. Sì, di Emanuele Severino. Emanuele Severino, un filosofo contemporaneo italiano. Vivente, del 29 a 88 anni, mi pare. 29 più 1 fa 30, 71, sì, 88 anni. È vivo. Bene, niente. Lascia la parola a Riccardo. E mentalmente è più giovane di tanti giovani. Vai, Riccardo. Allora, buonasera a tutti. Non mi ricordo di che devo parlare, però ne parlo lo stesso. Ma allora, nel VI secolo avanti Cristo, Parmenide viveva in Italia, viveva ad Elea, città campana, la Magna Grecia, la cultura ovviamente greca, anche se Italia non ci fa piacere pensare che c'è una continuità ideale con quell'Italia, ma non è nostra Italia, era Grecia, Magna Grecia. Parmenide è il filosofo dell'essere. È molto semplice il pensiero di Parmenide. Esti gar enai, meden douk estin. L'essere è, mentre il nulla non è. Parmenide ha intravisto il senso e l'essenza dell'essere, cioè l'essere è autoaffermazione, l'essere è qualcosa che non ha, che si oppone radicalmente al nulla. L'essere è e non può non essere. Questa è la filosofia di Parmenide. Allora, Parmenide dice che l'essere è e non può non essere. Parmenide quindi esclude anche l'esistenza del molteplice, perché se qualcosa è l'essere, cioè non si può dire che qualcosa è, perché si sta dicendo che qualcosa, che il tavolo è l'essere, il tavolo non è l'essere, lui non è l'essere. Parmenide per primo ha intravisto l'essenza dell'essere, cioè per primo ha fatto diventare la filosofia una ontologia, cioè un discorso intorno all'ente, all'essente, a ciò che esiste. E questo a noi sembra una cosa banale, ma nel VI secolo avanti Cristo è stata una rivoluzione tipo a quella di Newton, di cui si parlava prima, no? Quando Newton ha capito qualcosa sulla gravitazione. Gli è caduta la mega sulla testa. Ecco, sì. Va bene. Emanuele Severino, filosofo contemporaneo, anche nel 29, ritiene che Parmenide ha intravisto, l'unico filosofo che ha compreso l'essere, che ha compreso la vera natura autoaffermativa dell'essere. L'essere si basa sulla logica, sul principio di identità. L'essere è e non può non essere. L'essere è un opporsi radicale al nulla. E in questo opporsi esprime se stesso. Però la storia della filosofia successiva per Severino è la storia del nichilismo, perché è la storia di una filosofia che ha voluto, che pur avendo visto l'essere come l'ha visto Parmenide, in qualche modo ha avuto un bisogno forsennato, un bisogno ha voluto negare, perché ha voluto salvare ciò che per Parmenide era l'apparenza, cioè l'illusione. Il sofista è un dialogo di Platone in cui, te lo sai? Sì, ma facciamo vedere. In cui Platone porta la molteplicità all'interno del discorso Parmenideo,
e in che modo ce la porta, perché dice che ci sono due modi di diversi di non essere, cioè il non essere assoluto, il nulla, e c'è il non essere in quanto l'essere altro da qualcosa, l'essere diverso da il tavolo, non è la sedia, è sempre un non essere, quindi porta la molteplicità all'interno dell'essere parmenideo che ne era privo. Quindi l'essere a livello di essenza, il significato dell'essere nella filosofia parmenidista è l'identità. L'essere A è A. Questo è l'essenza dell'essere secondo i parmenidisti. Cioè l'essere è l'identico a se stesso. Cioè l'essere identico a se stesso, essere qualcosa che si autoafferma, è l'essenza dell'essere secondo i parmenidisti. Cosa che implica e che è coimplicata dal fatto che se qualcosa è, allora è diverso dal nulla. A è diverso dal nulla. Non mi ci mette su internet. Allora, se il signor Severino, che ha preso questa ideologica, è stronzato, dov'è la stupidità di questo discorso? Che se ti mi fai entrare il nulla in queste equazioncine, allora può fare questa affermazione che il nulla è uguale al nulla. Non ci fa neanche fa niente. Se il nulla è il nulla, che significa? Se l'essenza dell'essere è l'autoaffermazione, se l'essenza dell'essere per i neoparmenidisti è dire sono, se io dico che nulla è nulla, nulla? È nulla. Il nulla è. Questo implica che il nulla è, che mi sembra una grande stronzata. Se il nulla è diverso dal nulla, dal lato dell'esistenza, che cosa vuol dire che il nulla è diverso dal nulla? Se qualcosa è diverso dal nulla, esiste. Il nulla è. Non funziona. Non funziona né dal lato dell'essenza, né dal lato dell'esistenza. Quindi, ciò che io volevo dire, che ho detto malissimo perché probabilmente ho preso troppo, è che il parmenidismo non funziona come filosofia. Il Severino? No, un momento. Severino si difende dicendo che quando parlava del nulla, parlava del concetto del nulla. Ora, i termini a livello semantico possono avere un'estensione o un'intenzione. L'estensione è l'oggetto a cui si riferisce il termine. Ad esempio, la sedia ha come estensione la sedia, cioè l'oggetto a cui mi riferisco nel momento, nell'atto ostensivo in cui indico la sedia a cui mi riferisco. Ad esempio, per l'imperatore dei francesi, oggi che estensione c'ha? Chi è oggi l'imperatore dei francesi? Nessuno. Però il concetto imperatore dei francesi è comprensibile, è un concetto, no? Nel 1804 o 5 l'imperatore dei francesi indicava Napoleone Bonaparte. Quindi Severino si è difeso dicendo che quando parlava del nulla, parlava del concetto del nulla. E per quello che lui è per quello che lui pensa che queste implicazioni siano nulle. Perché lui diceva, io parlavo del concetto del nulla. Quindi il concetto del nulla sarà un essente, è il concetto del nulla, è un qualcosa che esiste, è un'identica a se stesso, è il concetto del nulla. Bravo. Quindi vuol dire che anche prima parlavi del concetto del nulla, quindi come potevi affermare la tua filosofia quando parlavi del concetto del nulla? Anche qui dicevi che il tavolo è diverso dal concetto del nulla, è come dire che il tavolo è diverso dalla sedia, è come dire che il pavimento è diverso dal soffitto, cioè stavi dicendo una banalità. Quindi la tua filosofia non la puoi fondare, Severino. Io sono un parmenidista come Severino, però non credo che la logica implichi queste cose qui. Penso che
che l'essere sia eterno, perché il tempo non esiste, il tempo è semplicemente una nostra illusione mentale, ma è una mia filosofia, però non credo di poterla fondare logicamente, è la fondazione logica che non funziona. Non puoi dire che una volta parli dell'intenzione del concetto, una volta parli del nulla. Che è nulla? Carnap diceva a Heidegger, quando c'è un nome che te usi sempre nelle tue conferenze, nei tuoi scritti, che non ha un significato, non puoi parlare del nulla. Come ti permetti a parlare del nulla? Non ne puoi parlare. Nel Tractatus Logico Philosophicus di Wittgenstein, l'ultima frase dice: di ciò di cui non si può parlare si deve tacere. No, infatti l'insegnamento del Buddha è basato sul silenzio, e l'essere è. Ma infatti c'è proprio. No, no, invece. Allora. Questo è l'inizio. Questo allora, è l'aperitivo. Allora, il vero parmenidismo. In realtà esiste un filosofo di cui non abbiamo ancora parlato, che per me è il più grande filosofo dell'Occidente, di sempre, uno dei più grandi, Immanuel Kant. Kant dice che il tempo è semplicemente la forma delle rappresentazioni che io ho, è una struttura mentale grazie alla quale io ho un contatto con l'essere. Cioè l'essere, lui lo chiama cosa in sé, ma è l'essere. Cambia nome. Das Ding, lei sa il tedesco, Das Ding, e l'essere in quanto ci appare si chiama Erscheinung, o apparenza, qualcosa che si mostra. Allora, l'essere che si mostra nel tempo. Nella dialettica trascendentale, critica della ragion pura, c'è una dimostrazione dell'impossibilità di pensare che l'essere sia nel tempo, e questo è il vero parmenidismo a cui appartengo. Perché dice il grande Immanuel Kant che se il tempo è una freccia orientata, perché è una retta reale orientata, si pone il problema: ma il mondo, l'universo, ha avuto un inizio nel tempo o non l'ha avuto? Mettiamo che il mondo abbia avuto un inizio nel tempo. Qui c'è l'inizio. Prima è quando il tempo è passato. Un tempo? Infinito. Può passare un tempo infinito? Quindi il mondo non può avere avuto un inizio nel tempo. Das Ding, la cosa in sé, non può avere. Non è temporalizzabile. Il tempo è una forma della mia coscienza. E se non ha avuto un inizio nel tempo, oggi siamo qui a Camaiore. Quanti abbiamo oggi? 17 dicembre del 2017. Quanto tempo è passato prima del 2017? Se non c'è stato nessuno nel tempo, è assurdo pensare che il tempo, in quanto freccia infinita, sia una caratteristica dell'essere. Il tempo è una caratteristica della nostra coscienza. E qui Severino un pochino ha ragione quando dice che la morte è semplicemente un assentarsi dell'eterno, cioè un uscire dell'eterno dall'orizzonte della manifestazione. L'essere che appare, che si manifesta nel tempo, ma il tempo non è una caratteristica dell'essere. Nel momento in cui si manifesta, noi lo percepiamo così, ma non è. È infinibile allora? Perché si deve dire che è infinito, come ha detto lui? No, è pensato, cioè il tempo, chiunque lo pensa come una freccia che va all'infinito. Prego. No, un animale, una pianta, un uomo primitivo, il tempo lo pensano come un cerchio. Ogni giorno la rotazione del giorno è la cosa più intuitiva che qualsiasi essere ha dentro di sé. Tant'è vero che le forme, cioè i ritmi circadiani, cioè ogni corpo, ogni essere vivente ha dentro di sé un tempo che è circolare, e questo... Sì, ma infatti prima era in maniera scientifica, no? Ascolta, lo pensi come circolare perché gli antropologi hanno detto che è circolare? No, perché tutte le tradizioni antiche si basavano sulle elementari, questo argomento io lo conoscevo già.
Ma io mai ho pensato al tempo come circolare, nemmeno quando andavo alle scuole elementari. Perché te sei prigioniero della razionalità, l'intuito. Ho capito, senza razionalità, perché senza razionalità, capito? Cioè senza il ragionamento logico deve fare filosofia, no? Che può fare? Certo. A parte che sia assurdo fare filosofia, questo è una delle cose che volevo stasera dire, se fossi stato un pochino più luce per dirlo. Ma no, ascolta, la logica, se vogliamo essere logici puri, si va nella matematica, e è stata la nostra prima discussione. Russell, Wittgenstein. Se noi vogliamo parlare di filosofia, dobbiamo riuscire a giocare tra la logica e la poesia. E c'è il tempo circolare come il tempo lineare, perché se no è un corso di matematica. E di logica. Purtroppo la filosofia oggi è scienza. Cioè... Io non conosco nessuno educato. Però c'era un poeta. No, ma io dico ora nel mondo estremamente razionalistico e materialista in cui viviamo, cioè, al vertice, cioè, è molto labile, sì, la differenza tra la nostra nuova religione è la scienza, però la razionalità in questo ha veramente un margine limitato. Io per esempio nell'esperienza recente dei vaccini mi sono reso conto che la razionalità è una porzione estremamente piccola di quella che noi chiamiamo scienza. In realtà tantissime cose che diciamo per scientifiche sono simili alla religione, non alla scienza. Sì, cioè è fede. Sì, ma questa è anche dottore. Ciò che dice è interessante, ma tiene più alla storia della scienza e alla riflessione sul pensiero scientifico. Ti io condivido, perché penso che il pensiero scientifico sia influenzato in maniera fondamentale da anche irrazionali. Ad esempio, se Copernico ha pensato che il Sole è il centro dell'universo, l'ha pensato perché era un neoplatonico, perché pensava che il Sole fosse Dio. Cioè, e queste idee che per noi sono irrazionali, in realtà hanno mosso la storia della scienza e hanno influenzato lo sviluppo della scienza. Ma tuttora. Però io non credo che esista un bimbo, almeno nella nostra, allevato nella nostra società, che non pensa che il tempo sia una linea retta all'infinito. La circolarità del tempo dipende dal fatto che noi pensiamo le stagioni, pensiamo il giorno, questi intervalli, ma quando pensiamo scientificamente, quando usiamo la logica, pensiamo che il tempo c'era ieri, cioè ieri l'altro, e si va all'infinito dietro. E non mi dire che non si pensa così il tempo, non mi dire che oggi una persona allevata nella nostra civiltà non pensi il tempo in questo modo. Ma una persona allevata nella nostra civiltà è un conto, ciò non significa che sia la verità. No, ma io sto dicendo che il tempo non esiste. Hai pazienza, sto dicendo il concetto del tempo che non abbiamo. Che il tempo non esiste, io hai ragione. Dice, non lo so, non io non voglio avere ragione, perché io non le so le cose di cui parlo. Ma non le so sul serio. Cioè non vanto una conoscenza che non c'è. Cioè, che sono io il filosofo? Io parlo di queste cose così perché mi avete invitato a parlarne, ne parlo. Ma come posso io sapere l'essenza del tempo? Però, ad esempio, la scienza fisica oggi dice che le leggi della natura sono reversibili. C'è soltanto una branca della fisica che non è reversibile. La termo? Dinamica, perché il secondo principio è che l'entropia, no? L'entropia è l'unica cosa che commette sempre l'entropia. Quando io insegno fisica ai ragazzi, a volte inverto la freccia del tempo, perché si fa un esercizio in cui c'è un corpo che magari sta salendo su un pendio, e io dico, ma immagino al contrario. A livello numerico torna tutto uguale. La scienza della natura è per questo che io sono un parmenidista e non credo semplicemente che Severino abbia fondato il parmenidismo. È un bravo uomo, scrive benissimo. Ho riletto Ritorno a Parmenide, scritto da Dio, però non si può col linguaggio fondare il parmenidismo.
penso di aver dimostrato, se ci ho fatto un momento, che c'era contraddizione, che non puoi parlare del nulla. Cosa cazzo stai parlando? Sì, comunque è il modo in cui noi pensiamo il tempo. È vero, il tempo circolare, anch'io leggo. Cioè, mi rendo conto, però se parliamo onestamente, come parlare di tempo circolare, te pensi che 5 miliardi di anni fa e 100 milioni di anni fa, 100 milioni di anni fa, chiunque quando è onesto con se stesso pensa che il tempo sia una linea retta all'infinito, e non funziona. Non funziona in fisica, perché l'essere non può essere nel tempo a questo punto. A questo punto io sono un parmenidista, non sono un severiano. Perché penso che lui si sia contraddetto, perché la sua filosofia, parlando del nulla, o dice che nulla è perché nulla è se stesso, oppure dice che nulla è perché nulla non è nulla. Per me è una contraddizione. Lui si è difeso dicendo che qui parlo del concetto, ma io un po'. Il problema è che lui si è difeso perché se invece non diceva niente, restava pur sempre un interessante pensiero che è legato. No. Ho parlato di Buddha prima, proprio perché il concetto dell'essere, soprattutto nelle filosofie orientali, e quello che posso aver capito io in un dialogo tra Reale e Severino. È proprio questo, cioè che Severino Reale forse è il mio insegnante a Pisa, grandissimo Reale, che per Severino l'essere, poi magari mi sbaglio, ho capito male, però è un po' come nel concetto orientale, cioè l'essere è il centro di noi stessi, non il nostro io, è il nostro sé, capito? Quindi il sé, il centro è l'eterno, lui parla di questo eterno. L'essere è eterno per Severino. Ma anche per me è eterno. E lui, secondo me, purtroppo, nel mondo, ripeto, devi dare delle risposte, perché nel mondo in cui viviamo, scientifico-razionale, devi sempre dare delle risposte, devi sempre avere delle risposte scientificamente provate, che è questo il dogma di cui parlavo anche alla mia conferenza. Devi pensare che io sono d'accordo con te. Per me è così. Cioè, ma io penso che Severino la pensi come te, però lui si è dovuto parare al culo. Penso che non lo puoi dimostrare! Questa stronzata di conferenza vorrei semplicemente dire che non lo può dimostrare. Non lo puoi dimostrare così. Non lo puoi dimostrare, no. No, a me mi fa certo incazzare di dimostrazioni. Non lo può dimostrare così. Infatti, Severino, secondo me, non doveva rispondere, questo ti sto dicendo. Perché non è dimostrabile, lui lo sa benissimo che non è dimostrabile. No, Severino pensa che sia dimostrabile. Severino pensa, ma io credo. Spero che muoia in pace, pensando. Del 29, però poi ci lascerà. E se è eterno, allora, la morte per Severino è l'assentarsi dell'eterno. E da cosa si assenta? Da cosa si assenta? Si assenta dal centro della manifestazione dell'essere, che è la coscienza. Perché, come dicevo prima, nella storia della filosofia, nonostante che per Severino la storia della filosofia sia la storia del nichilismo, cioè sia la storia di un pensiero che ha smarrito il senso dell'essere, perché l'ha intravisto e l'ha subito misconosciuto in Platone e Aristotele, lui dà queste colpe a Platone e Aristotele, però dice che Platone intanto ci ha detto nel Sofista che l'essere è molteplice, non so se ci ho fatto dimostrarlo, nel senso che non essere significa anche essere altro da, quindi il tavolo è una serie, non è che ha fatto la molteplicità nel tutto, però, bravo, ha inserito la molteplicità e poi è venuto Kant, Hegel, per me bastava Kant, che ha parlato dell'essere in quanto si manifesta, in quanto entra nel circolo dell'apparire, che è la coscienza, e quindi in qualche modo per lui la morte è l'eterno che si assenta dal circolo dell'apparizione, è l'assentarsi dell'eterno, non è una distruzione, per Severino è assurdo e ha ragione pensare che qualcosa divenga nulla, dal nulla non viene nulla e nulla va nel nulla, è questo il discorso di Severino, ma non lo può fondare. Io l'unico appunto che volevo fare a Severino, io sono un severiniano, senza essere severiniano, ha ragione, l'essere eterno non lo puoi dimostrare, non c'è una logica, non c'è una fondazione logica di questo discorso. Albert Einstein diceva le stesse cose e scrisse la moglie di Michael Besson, che era un suo collaboratore, quando morì, e gli scrisse
che era una lettera di condoglianze, no? E gli disse che io e suo marito, che è morto, sappiamo bene che questa è un'illusione, perché il tempo non esiste e noi lo sappiamo, perché lo sappiamo a livello fisico, perché l'abbiamo dimostrato. Il tempo è un'apparenza, quindi si consoli signora, suo marito non è morto. Sì, è morto, nel senso che si è assentato, come dice Severino, ma non è morto nel senso che non è diventato nulla, perché l'essere è eterno. E questo lo penso anch'io, non lo posso dimostrare, lo penso, ma non lo posso dimostrare. Ma per quale motivo mi devo, per quale motivo? La filosofia nasce per curare l'anima. Per quale motivo mi devo vantare col linguaggetto, come direbbe coso, come si chiama? Lavoro. Il senatore Razzi, con linguaggetto, con linguaggetto, no? Come dice Croce. Cioè, io non lo posso dimostrare. Ma se io muoio, ma attraverso il cervello a uno che pensa di poter dimostrare queste cose? Non si possono dimostrare, si possono pensare, non dimostrare. Non vi basta pensarle? A me sì. E a te? Non vi basta pensarle. Ma ti ricordi di Gödel e della logica? Che fine ha fatto? Questa è una conferenza, cioè. Per me si può anche fare. C'è un modo per dimostrare. Perché te ti sei un po'. Ma non si può fare, perché il linguaggio che noi parliamo non è fatto per dimostrare queste cose. Ha ragione. Allora, l'ontologia, la metafisica occidentale, è una sublimazione del linguaggio, della grammatica, l'essere. Ma cosa cazzo volete da questo verbo? Ma che cazzo vi è venuto in mente che questo verbo indichi qualcosa, chissà di che? Le cose l'hanno scoperte gli Einstein, Newton, ma anche i Platoni, i Parmenidi. E noi no. Ma col pensiero. Noi siamo nel flusso di coscienza che viene da questa storia e nasciamo già sapendole. È una mia fede, non la posso fondare, se no mi autocontraddirei. Penso che noi nasciamo già ricchi delle esperienze che hanno fatto le altre generazioni. Cioè la coscienza è qualcosa, io penso che esista la coscienza. Te e io, in quanto noi non siamo, ma cazzate. Però la coscienza che ci unisce, che sta crescendo. I grandi che hanno fatto gli stessi. L'entropia aumenta sempre, e se l'entropia fosse legata alla crescita della consapevolezza, al disordine fisico, ma alla crescita della mente? Ascolta, l'entropia funziona bene per una pentola a pressione, per un motore a scoppio. L'entropia dell'universo è un fatto religioso. E la pelle che si rimargina è una contraddizione del principio di entropia, perché la vita rimette in ordine ciò che è caotico. Quindi il principio di entropia ha senso solo, come tutti i parametri scientifici, in un ambito ben ristretto, che è quello dentro la pressione, motore a scoppio e qualche altra cazzata. Il resto lascia perdere entropia. Cioè, ogni cosa che diciamo. Ma infatti io, fino a San Gennaro, bene, biologico. Ogni cosa che diciamo nella scienza ha un valore limitato. Il potere della razionalità sulla materia è legato ai suoi limiti. Ha un valore limitato? Anche questo non te la passo. Non ha un valore limitato. Cioè, quando parliamo della scienza e parliamo dei grandissimi scienziati, sono salti avanti della ragione umana, ma grandiosi. Cioè, il fatto che Einstein abbia pensato che la gravità è una curvatura dello spazio-tempo e che quindi la geometria che descrive il mondo non sia quella che Euclide ci ha insegnato da 2000 anni, che fino allora tutti studiavano la geometria sul libro di Euclide, questi sono sbalzi del pensiero umano. Quindi, per me, i grandi scienziati non sono. Cioè, ascolta, non va banalizzato la geometria. Euclide va bene sul tavolino. Quando i naviganti andavano in giro per il mondo, e questo succedeva anche prima della geometria non euclidea, si sono accorti che il piano per descrivere quello che accadeva a loro non andava bene. Il piano tende lo strumento? No, il piano, la geometria euclidea, non funzionava per i naviganti. Si sono accorti che dovevano vedere altre cose su uno spazio, su una superficie curva, che era quella della Terra.
E questo che cosa dimostra? Quello che ho detto prima per l'entropia. Cioè, ogni affermazione che facciamo razionale, scientifica, ha un ambito limitato di funzionamento. La geometria euclidea funziona su un tavolino. La geometria non euclidea su una sfera funziona per i naviganti. Nello spazio funzionano le geometrie di Einstein, di Hilbert, insomma lo sai anche te. Einstein usava la geometria di come tanti altri, Riemann, come altri menti ingenuamente affascinate dalla scienza, vogliono estendere. Cioè, ma che cosa deve essere affascinato? Cioè, dalla poesia, dal fatto che il sole sorge la mattina e il tempo è circolare. No, la poesia non è il sole che sorge la mattina. Io sono anche affascinato dalla poesia, ma anche dalla scienza. Cioè, perché, per quale motivo devo escludere sfere dell'esperienza coscienziale? Che abbiamo stabilito che la coscienza si evolve, è l'essere probabilmente. Per quale motivo devo escludere delle sfere? Secondo me non bisogna escludere niente, cioè secondo me la via di mezzo è quella giusta. Mezzo, il giusto equilibrio è la via di mezzo sempre del Buddha, ripeto. Cioè ci deve essere sia la ragione che la poesia, perché se no... Non ripeto, Paganino è già ripeto. Finita. Assolutamente. Sì, grazie, cioè, che è chiaro. È importante chiarire che la ragione, la razionalità e la logica è venuta male. Funzionano in uno spazio minimo. È venuta male la conferenza? No, sta andando bene. È un ambiente limitato. A un contesto limitato. Mentre invece gli incartamenti di cui lui parla tuttora sono collegati al voler estendere dei concetti che hanno un valore limitato oltre il loro limite. Questo succede continuamente. La razionalità vuole estendere, cioè la parte nostra poetica prende un concetto che ha un valore in un ambito limitato, come l'entropia, e lo vuole estendere all'universo. Perché? È sbagliato. Ciò che volevo sostenere è che ogni parmenidismo che è fondato, cioè è semplicemente una negazione del tempo. L'essere eterno, essere eterno significa essere atemporale, e il tempo, come Kant dimostra nella Critica della ragione pura, se lo pensi come qualcosa che attiene all'essere, arriva a contraddizioni. Era un argomento della dialettica trascendentale, in cui pensando il tempo come una caratteristica della cosa in sé, che è l'essere, è il nome, è il modo in cui parla dell'essere Kant, arrivi alle contraddizioni. Critica della ragione pura. Critica del Rhein und Werner. Ma... Sì, per me era interessante farti una domanda in questi termini. Che? Allora, il tuo, il labirinto che tipicamente viene a costruire maneggiando alternativamente la logica e la poesia e l'intuizione, ha una via d'uscita secondo te? Oppure è il destino dell'umanità? Il labirinto che venga a costruire. Sì, ho visto che c'è già un bicchiere, te lo ripeto. Intanto io sono estremamente logico. Ora, lascia stare che magari... Estremamente logico, lasciamo perdere. Sono logico. No, ma da sovrio è logico. Smerdato il conferenziere. Ti illudi di essere logico, perché la logica c'ha pochissime... può dire poche cose. La logica dice pochissime cose. Che cosa dice la logica? Ma non so, il sistema... Ma come lo sai? Che cosa dice logica? La prima cosa che mi viene allora, in mente è il sistema... Severino ti direbbe chiarezza ontologica. Se parli di qualcosa non mi dici che cos'è. Di cosa cazzo parla la logica? Io ho parlato di logica finora. Io ho detto che non esiste una fondazione logica dell'essere. Che per Severino il logos parla dell'essere. Però porta, secondo me, a una contraddizione, che lui risolve pensando che è nulla, una volta sia un concetto, una volta sia il nulla. Cosa cazzo è il nulla? Secondo te come ti permetti di parlare del nulla? Quando nasce? Ora sentimi la logica. Che quando cos'è? E dove nasce la logica? Quando e dove nasce? Non facciamo storia della logica. Invece parli sì. La logica. Invece sì. L'essenza delle cose. Quando Severino parla, almeno parla... Non ce l'ho con te, eh. No. Però, la logica. Che cos'è la logica? Ma
Cioè non è difficile dire che cos'è la logica. La logica, la logica è la scienza che studia la forma delle inferenze, della deduzione, il modo in cui si può passare da proposizioni ad altre proposizioni. Un esempio, il più famoso, quello che studiamo tutt'oggi alle elementari. Dai. Geometria euclidea. Geometria euclidea. C'è una base di affermazione. È fissata euclidea. Ma chi ti ha fatto euclidea a te? Che ha fatto al mondo occidentale. Ma no, come mai perché che ha fatto al mondo occidentale? Ci ha dato gli elementi di Euclide per 2000 anni, sono stati il testo per 2500 anni, il testo base della matematica. Lo sono tuttora. Oggi usiamo altre cose, ma. Ma la logica, cioè, alla fine. Cioè, quando parliamo di Euclide, parliamo di Dio. Ma la logica. Cioè, parliamo di un essere umano in cui il divino si è veramente incarnato. Non parliamo di gruppi. Però la logica è quella e noi ne conosciamo i limiti. Al oggi, o sbaglio. Che cos'è la logica? Eh? Che cos'è la logica? Un'inferenza logica. È un meccanismo che da un certo numero di postulati è un meccanismo. Ne deriva. Questo è perfetto, è una tecnica. È una tecnica. La logica è una tecnica. È una tecnica. Ora, un filosofo che va contro la tecnica, come Severino, si basa sulla tecnica per stabilire il senso dell'essere. Perché la logica è una tecnica e lui sta dicendo che l'essere, il senso dell'essere si basa sulla logica, sul logos. È una tecnica, hai detto benissimo. È una tecnica del dedurre. Certo. È una tecnica del passare da un'affermazione a un'altra. Certo. Attraverso la forma, la pura forma dell'affermazione. Certo. Non il significato. La logica fa astrazione dal significato. Certo. La logica si basa soltanto sulla pura forma delle proposizioni. La matematica è basata sulle relazioni, non sui simboli. Va bene. La matematica che cosa però studia? La matematica studia l'essenza del nomos, allora, studia la nomicità in quanto tale, studia la struttura che un'affermazione deve avere per essere una legge, studia l'essenza sintattica della nomicità. Questa è la matematica, studia il nomos in quanto sintatticamente strutturato. Non sono d'accordo. Ci sono tantissime altre idee, cioè l'idea. C'è chi pensa, che i numeri esistono. C'è chi pensa che i numeri esistono. Esempio, l'algebra e l'equazione. Platone e anche Parmenide, anche se Parmenide è soltanto l'essere. C'è chi pensa che esistono i numeri. Ma la dimostrazione della logica. Cosa dici? La logica esige la dimostrazione. È l'essenza della dimostrazione logica. È l'essenza della logica. Cioè, è quella logica. Cioè, però. Allora, chiarito questo passaggio. Chiariamo le cose, perché le cose vanno dette in maniera semplice, forse sono un po' complicato. Studia e in che modo si passa da un'affermazione all'altra, cioè ad esempio se piove un'olimpica perché è entrata il bagno, strutturalmente un'olimpica, noi non diciamo che piove fra del bagno, ma c'è una premessa, la pioggia voglia entrare. Se piove è coperto. Brava, difatti ci posso aver pisciato. Brava, è quello che volevo dire io. Piove, non è che prende il bagno, il prato deve essere coperto. La logica dice che se piove, allora il territorio esposto alla pioggia è bagnato. Questo è esposto, vuol dire quello, vuol dire che fate il bagno, perché ci possono essere pisciato e può essere coperto, è quello che vuol dire. Bravo, la logica è questa, P implica Q, e P, se piove e Marte, piove implica che Marte ruota intorno al Sole. Piove, quindi Marte è rotato. Questa è la logica. Certo, è Marte. Ma Marte non potrebbe essere falso. Allora, se la logica, se piove, io sono una bella figa. Piove, quindi sono una bella figa. E funziona uguale. È la forma sintattica dell'inferenza che funziona. Ma certo, ma non
La matematica è ipotetico-deduttiva, partendo da ipotesi, abbiamo detto che Euclide ha fatto una matematica stupenda, è partito da suoi assiomi e ha ridotto tutta la matematica. Sì. I grulli grulli, quegli altri che ma senti sai come si sono sviluppate le matematiche non euclidee? Si sono sviluppate nel Rinascimento, perché un italiano, di cui ora non mi so bene il nome, ha pensato che il postulato di Euclide, il quinto postulato, quello delle parallele, non fosse ben fondato. Non è fondato su una sfera. I marinai se ne erano. Ma ascolti! Ma ascolti un secondo. Pensava che non si poteva prendere come assioma, ma che era un teorema, andava dimostrato. Quindi ha cercato di dimostrarlo per assurdo. Quindi ha ipotizzato che non fossero veri gli assiomi, che non fosse vero l'assioma delle parallele, cioè che fosse falso che due lettere parallele non si trovano mai, e ha sviluppato la geometria sferica. Allora. E si chiamava, come si chiamava? Ma perché è un matematico di cui abbiamo perso il nome, io l'ho letto, però non mi ricordo. Quindi hanno sviluppato perché volevano dimostrare un principio della geometria euclidea, e hanno sviluppato altre matematiche. Sì, poi. Non è un fatto astratto che la geometria euclidea non funziona su una sfera, è un fatto estremamente è una cazzata. E un marinaio. Intanto la geometria di Euclide per le sfere. No. Basta così. È sbagliato. No, è la realtà. La geometria di Euclide funziona anche per le sfere. Ascolta, su una sfera, no, in un punto non passa nessuna parallela. Punto. C'è una premessa che te non espliciti. Ora me la devi esplicitare. Se te e prendi un cerchio sulla sfera, e prendi un punto. C'è un'assunzione che te non è cerchio massimo. C'è un'assunzione che te non è esplicitata. Assunto che il piano sia la superficie di una sfera. Giusto? Allora. Te hai assunto un piano sferico. Euclide non assumeva che il piano fosse la superficie di una sfera. Secondo me potenzialmente, però il punto non è quello. Ma come potenzialmente? Il punto è quello. Te hai, dici una cosa che io condivido. Ma è sperimentale, non è una questione di condividere. Oddio, ora secondo te, tante cazzate, ma ora secondo te la geometria è quell'idea non tratta le sfere. Quando io insegno la geometria della sfera ai ragazzi, gli do le formule e si calcola la superficie della sfera e il volume, io gli dico cazzate. Uso la geometria e quell'idea. Te hai ragione, te stai dicendo che il piano, te stai usando la geometria sferica sviluppata dopo l'Ottocento, che prende come piano la superficie di una sfera. E questa è l'assunzione che ti fanno espliciti. Euclide, il piano di Euclide. Il postulato di Euclide non funziona su una sfera. Questo è il punto fondamentale. Allora, su una sfera questa roba non funziona. Te prendi un cerchio massimo sulla sfera, prendi un punto di accanto, non c'è nessun cerchio massimo che è parallelo al cerchio massimo dato e passa per quel punto. Quindi il quinto postulato di Euclide nella geometria sferica non funziona. Ma questo... Nella geometria sferica che assume che il piano sia una sfera! Ma porca puttana, ma hai capito che non capisci un... In Euclide il piano è la lavagna, il piano è questo, all'infinito. Sì, però quello. Ma non mi puoi cambiare concetti e poi dirmi. Non puoi applicare qualcosa. No, ma senza offesa, ma Dio buono! Ma scusa. Perché non sai di che parli! No, te non ammetti, di non sapere. Te non sai di che parli. Basta, no? Dov'è il problema? C'è questo disegno. Anch'io, se parlo con lui di medicina, non so di che parlo. Ho capito, ma lui ha ragione, io lo capisco. Lui sta dicendo che la geometria sferica non funziona. Ma è ovvio! Cazzo, è stata scoperta perché hanno negato questo postulato. Dov'è il problema? È quello che ho detto io. No, è qui. Questa affermazione. Cioè, un'assunzione che il piano sia la superficie di una sfera. Cioè, esiste una geometria in cui il piano è una sfera, è la superficie di una sfera. Riccardo, poi se te conferenziati lascio in pace. No, ma ascolta, la gente che naviga
si era già accorto che la geometria euclidea non funzionava, no, mentre loro navigavano sulla sfera del globo terrestre. Cazzate! Non sai le cose, questa cosa qui non la sai, mi dispiace. Oh, ma senza offese, non c'è questa cosa. Non vuoi che qualcuno te la spieghi, ti offendi. Non lo sai. La geometria euclidea è perfetta per spiegare la sfera. Ma cosa ti viene in mente? Secondo te Euclide? Ma leggi Euclide, no? Non parla della sfera. Te stai ipotizzando una geometria in cui cambia il concetto di piano. Certo. E certo, ma la libero. Allora si d'accordo, perché sveglia. E certo, dai, che cazzo c'è Euclide? Euclide la sfera la spiega col suo piano. La differenza la tua geometria, la geometria ti propongo riemanniana. Ti propongo di definire la differenza fra il mio approccio epistemologico e il tuo. No, non è un approccio epistemologico. Ma ascolti un attimo. Sì, ascolto, ma tu non intendo. Dico l'ultima cosa e poi basta. Il tuo approccio epistemologico è deduttivo. Il mio è induttivo. Io dico questo, che quando te vai in giro per il globo terrestre, una geometria piana non è interessante. Non commento le stronzate. Mentre invece quando sei su una cattedra, su un tavolo, la geometria euclidea è interessante. Quando misuri un campo, oddio, la geometria euclidea è interessante. Ma tu sei convinto che l'universo non abbia una geometria euclidea? Cosa cazzo ne sai? Ma non ma me se il mondo fosse Euclideo non me ne importa ma niente. Cosa, ma come puoi saperlo? Sei come Severino che pensa che col verbo essere, no. Essere è, non è. A me interessa ciò che funziona. La geometria euclidea sul globo terrestre non funziona. Allora ti do un'informazione, sembra che l'universo abbia una geometria euclidea. Sembra. Ma in caso deduttivo può sembrare qualunque cosa. La cosmologia. Qualunque affermazione è vera e falsa contemporaneamente. Ma io non lo dico questo, dici te. Questa è una cazzata. Nulla, abbiamo fatto un po' di... Ci siamo divertiti. No, è stata una bella conferenza. Sì. Una conferenza emozionante. Atipica. Comunque la non faccio, ognuno vada a vedere. No, vieni, davanti a te che... Sì, scusi. No, cosa è Paolo che siamo amici oggi. No, Paolo è... Capisco. Se ne parleremo un altro giorno, dai. Sì. No, e non hai ragione. Ma sì, se fate ragione. Sì, Andrea. Non sono da più io. Sto dietro perché... Allora. Nicola, va. Una conferenza insomma molto diversa a livello anche scenico, sembrava quasi di essere a quella delle maschere del teatro che c'è stata una bella interazione, non me l'aspettavo. No, ma Paolo è venuto apposta per discutere. Siamo con io lo so, non siamo... è venuto a una conferenza sola, no a due, sei venuto due. Una era quella sul simposio, una era quella sul simposio, c'era mio amico. E poi io e Paolo siamo co-conferenzieri. Un'altra è venuta per Riccardo. Abbiamo co-conferito. È stata una bella maniera per chiudere l'elefantiere, direi. Mi dispiace che non c'è Simone, perché Simone ha aperto e chiuso, presentato e chiuso tutte le serate, però per lavoro non c'è. E ringrazio Riccardo. Ah, mi chiedo anche Paolo, Simone. Sì, c'è qui ce lo che lavora, è venuto come pure che lavora. Ringrazio Riccardo. Oddio, fammi finire il discorso, proprio. Facciamo tutte le cavolate. Allora. Ricordatevi allora, ragazzi. Aspetta un attimo, ricordatevi che per chi vuole rivedere anche le conferenze passate, la tua andrà sulla Rai, in prima serata. Per chi vuole rivedere le passate conferenze, Poiana Videoproduzioni, playlist dell'Elefantiera, e trovate tutte le conferenze che abbiamo fatto fino adesso. E ci troverete anche lassù. Interessante. Mentre per qui con l'Elefantiera si ringrazia Daniele. Si ringrazia il presidente e l'Elefantiera ripartirà a marzo con un vasto programma che si passerà dalla storia alla filosofia all'arte alla scienza, veramente in grande. Riccardo risarà ovviamente nostro ospite se mi vogliono, credo. Sì. Mentre a gennaio partiranno tre serate, da gennaio una volta al mese tre serate sulla musica Pink Floyd. No, scusate, David Bowie, Pink Floyd e l'esoterismo di Battiato, che le terrà
René di Sky & Stone, il negozio di musica, wow, di Lucca. Grande. Dal 28 di gennaio alle ore 21, la domenica sera qua. E sempre da gennaio, se non gennaio tre serate, no, quattro serate, intanto si parte con quattro serate di Cineforum, ci sarà proiezione del nuovo corto prodotto dalla Poiana Videoproduzione di Simone Tessa, un nuovo film di Alessandro Romboni, e poi ci sarà una serata di Corte Tripoli Cinematografica, insomma, e altre persone, altri registi, artisti che presenteranno i loro film qua. Niente, detto questo, grazie a tutti, grazie Riccardo. Grazie a voi. È stato bello.